un attimo d'attenzione, ce l'aveva promesso qui Circolo Bovisa, Milano con Adriano, un saluto a Fio Zanotti, ciao Fio! Ciao ragazzi, come state? Che piacere! Ragazzi, alla grande, sempre in pista, sempre avanti, e viva Adriano che è il nostro mito di tutti quanti, e avanti tutta, capito? Adriano è un ragazzo che ha compiuto 25 anni e gli altri 60 li festeggiamo quest'altro anno, capito? Assolutamente, Fio, tu sei ormai un collaboratore di Adriano da tanti anni, conosciamo il tuo pensiero, lo hai espresso in tante occasioni. Ma io trovo che Adriano sia l'artista più giovane esistente in Italia, primo, il più giovane, il più bravo, il più artito, cioè voglio dire Adriano, sai, io magari noi siamo di Bagna, però io ti posso assicurare che come mi sono trovato con Adriano non sono mai trovato con nessun altro, perché non importa neanche parlare, che le cose vanno come devono andare, capisci? Cioè c'è un'intesa tale musicale che problemi zero. Beh, assolutamente. C'è qualche aneddoto particolare che ci vuoi raccontare di Adriano Celentano? Come scusa che non ho capito se... Qualche aneddoto particolare che ricordi con simpatia, anche se saranno tantissimi. L'aneddoto che ricordo, uno dei tanti aneddoti, sono quando arrivò in studio che stavo facendo la gelosia, dice, cominciò a ballare, dice, Fio, togli il finger, ma guarda che lo so tolto, toglielo ancora, cazzo te frega, capito? Questo è un aneddoto straordinario. E un altro è quando finimmo il primo disco, che era Arrivano gli uomini, che è arrivata Claudia incazzata nera, mangiavamo i salami che lei voleva. E Claudia disse, basta, non dovete mangiare i salami, siete matti, c'è la mucca pazza, non si può. E Adriano dice, basta, dai, il disco, guarda. No, non esiste! Cameriere si chiama un taxi! E Adriano dice, Claudia, sì, vai piano con taxi, mi raccomando, Bellissimo questo. Sono molti geniali che sono come Adriano. Questi sono due dei tanti corti che ho visto che adesso ci vorrebbe una vita per raccontare tutti i corti che abbiamo visto. Beh, assolutamente, tanti anni. La tua collaborazione nasce nel 96 con Arrivano gli uomini, giusto? Esatto, parte con Arrivano gli uomini perché io mi ricordo che avevo fatto gente come noi di Spagna, sai, mi chiama Claudia, diceva sai, vorrei vedere, eccetera, eccetera. E qui e là, io poi li ho raggiunti e di colpo è apparso Adriano, che mi sembrava fosse apparso su Cristo in persona, e al primo colpo ho subito una cosa molto positiva, poi mi disse ciao Tononi, come stai? E da lì è partita un'avventura che tutti conosciamo. Eh sì, un'avventura che ci auguriamo possa continuare ancora, Fio. Ma guarda, io dico, ci metterò l'anima adesso, ricordati sempre che Adriano è un ragazzo di 85 anni, anzi no, 25, esatto, aspettiamo dopo. Quindi sai, voglio dire, adesso io spero lui faccia ancora qualcosa perché se lo merita più di sé e per i suoi fan che siete meravigliosi. Assolutamente. Assolutamente. Fio, noi ti ringraziamo per questa gentilezza. Questo è l'applauso della Bovisa che ti ringrazia. Bravo! Bravo Fio! Grazie a voi, grazie a tutti e come dire, aspettiamo nuovi eventi, siamo forti, avanti così e non ce n'è per nessuno, ma avanti tutta. Assolutamente, grazie Fio, un abbraccio, grazie. Grazie, ciao, grazie.